Ma lo sapete che a Gaza già 3500 anni fa circa si combatteva per gli stessi motivi per i quali si combatte adesso? Cioè, la Bibbia ci racconta una storia veramente drammatica. Il discorso di Gaza è uno di questi ed è drammaticamente uno di questi. Dicevo prima che si combatte da almeno 3500 anni. Guardate, Gaza è citata molte volte nella Bibbia. È citata molte volte. E Gaza, tra l'altro, fa parte di quegli inviti che alcuni rabbini, anche da decenni, stanno facendo, dicendo che Gaza deve essere conquistata perché fa parte della grande Israele. Cioè, intendono la Israele frutto della promessa che Yahweh ha fatto ad Abramo di dargli tutto il territorio che va dal Nilo sino all'Eufrate. Ecco, nelle cartine che voi vedete, dove viene disegnata la grande Israele, vedete ovviamente che è compresa anche Gaza con il suo territorio e con la sua famosa striscia. Striscia che, come sapete, è governata da Hamas a seguito delle elezioni del 2006 e poi anche, insomma, di un colpo di forza del 2007. Ma nella Bibbia ci sono alcune indicazioni curiose. Per esempio, si dice che il confine dei Cananei andava da Sidone in direzione di Gerar fino a Gaza, poi in direzione di Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim fino a Lesa. Quindi Gaza era già considerata un posto di confine, un posto importante. E la cosa curiosa è che Gaza era abitata dagli Anachiti. Se voi leggete il capitolo 13 del libro dei Numeri, che cosa che vi invito a fare, così almeno verificate di persona, quando deve iniziare la conquista di quel territorio, vengono mandati degli esploratori per capire con che tipo di forze avrebbero dovuto fare i conti gli israeliti per potersi prendere quel territorio che Yahweh aveva detto che avrebbe assegnato loro, ma siccome Yahweh non era Dio, questo territorio se lo dovevano conquistare combattendo. Allora questi 12 esploratori vanno, tornano molto preoccupati perché dicono: abbiamo visto, tra le altre cose, che ci sono anche gli Anachiti, cioè i discendenti di Anak, i giganti. Anachiti sembra che voglia dire quelli quantomeno dal collo lungo. E però la descrizione che ne fanno è tale che fa pensare che non avessero soltanto il collo lungo, perché dicono: noi ci vedevamo al loro cospetto come cavallette e loro ci vedevano come tali. Siccome loro erano in 12, il vederli come cavallette non si riferiva al numero, cioè non erano uno sterminio di persone, erano 12 che erano visti come cavallette proprio in relazione alla statura. E quindi c'è questo discorso, insomma, che si è rivelato molto preoccupante, che poi ha prodotto delle conseguenze, perché sulla base della relazione che hanno fatto, in sostanza il popolo di Israele ha detto: no, aspettiamo un attimo, perché se noi partiamo e andiamo all'assalto, questi ci distruggono. Questo ha portato delle conseguenze anche gravi, ma non fanno parte del discorso che vi voglio fare adesso. In realtà quindi vivevano questi Anachiti, discendenti di Anak. Alcuni, tra l'altro, notano e fanno rilevare un'assonanza tra Anachiti, Anakim e Anunnaki, cioè come discendenti di un popolo potente. Tant'è che anche in greco il termine Anachiti viene collegato ad Anaktes, cioè capi, comandanti, quindi, come dire, una genia di persone forti e potenti. Ma gli Anachiti non sono conosciuti soltanto nella Bibbia, sono conosciuti, per esempio, mi leggo qui ciò che dice il professor Sanchez, che era docente di storia di Israele all'Università di Barcellona. Dice: in un testo egiziano di esecrazione dei secoli XIX e XVIII avanti Cristo, si impreca contro il governatore di Anak, Erum, e tutti i clienti che stavano con lui, il governatore di Anak, Abiyaminu, e tutti i clienti che stanno con lui, il governatore di Anak, Achirum, e tutti i clienti che stanno con lui. In Anak si è teso ad identificare gli Anachiti. Quindi ancora una volta la Bibbia
riporta un termine, riporta un nome che era conosciuto anche in documenti egizi. Però, ripeto, quello che ci interessa è che Gaza è citata nella Bibbia ed è citata come luogo nel quale si è combattuto spesso con alti e bassi perché Gaza era particolarmente ribelle. Per esempio, nel libro di Giosuè c'è scritto: in quel tempo Giosuè andò ad eliminare gli Anachiti dalla zona montuosa, da Hebron, da Debir, da Anab, da tutti i monti di Giuda e di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città. Non rimasero Anachiti nella terra degli Israeliti, ne rimasero alcuni solo a Gaza, a Gat e Ashdod, che sono i tre luoghi in cui sono rimasti questi giganti. Tra l'altro, per inciso, vi dico che Golia era di Gat. Cioè, quindi Golia era uno di questi giganti e quindi non è un mito, non è un racconto, non è una favola, è una delle tante cronache, uno dei tanti ricordi che questo popolo ha voluto mantenere nell'insieme di libri che noi chiamiamo Antico Testamento. Poi noi troviamo ancora Gaza, per esempio nel libro del Deuteronomio, dove si parla degli Anachiti ancora, si dice: prima vi abitavano gli Emim, popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anachiti. Erano anch'essi considerati Refaim come gli Anachiti. Cioè c'erano questi gruppi di giganti, indubitabilmente esistenti, erano chiamati in vari modi e si trovavano proprio in quei territori. Tra l'altro, in relazione a questi giganti c'è un'altra curiosità. Nel libro delle cronache, dove si narra dell'ennesima battaglia, si dice nel capitolo 20: ci fu ancora un combattimento a Gat, una delle tre città in cui si trovavano ancora gli Anachiti, dove si trovava un uomo altissimo che aveva le dita a 6, cioè 24 in tutto. Cioè, qui ci si dice appunto che c'erano dei giganti che avevano sei dita per ogni arto e l'autore biblico precisa 24 in tutto per essere sicuro di non aver sbagliato. E ad un certo punto, durante l'opera di conquista che nonostante i timori iniziali è partita, Giosuè deve andare ovviamente a prendersi quei territori e ci deve andare anche perché viene sollecitato da Yahweh. Yahweh, non dimentichiamolo, dovrebbe essere Dio che ha promesso quel territorio al suo popolo. E se Dio promette, come può non avvenire ciò che lui stesso appunto promette? Però le cose non stavano così. Vi rileggo soltanto brevemente il passo. Yahweh dice a Giosuè: tu sei vecchio e avanti negli anni, mentre rimane molto territorio da occupare. In sostanza gli dice: Giosuè, datti da fare, perché altrimenti la mia promessa col cavolo che si realizza. E la cosa interessante è che gli fa l'elenco dei territori ancora da conquistare. Tra questi ci sono i cinque principati dei Filistei, cioè Gaza, Asdod, Ascalon, Gat ed Ekron. Cioè Gaza ancora una volta riesce a rimanere fuori da questa opera di conquista. E poi se andiamo avanti nel libro dei Giudici, si dice che Giuda, finalmente, quindi il capo della tribù, Giuda prese anche Gaza con il suo territorio, Ascalon con il suo territorio ed Ekron con il suo territorio. Yahweh fu con Giuda, che scacciò gli abitanti delle montagne, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura, tra cui Gaza, perché avevano carri di ferro. Cioè Yahweh, il Dio onnipotente, trascendente, creatore dei cieli e della terra, non era stato in grado di dotare l'esercito dei suoi di armi in grado di contrastare le armi che invece avevano i suoi avversari, i quali, avendo accesso al metallo e alle capacità di lavorarlo, avevano dei carri che quindi potevano bene utilizzare in pianura, mentre Israele doveva tendere a combattere sulle montagne, perché in pianura risultava essere perdente perché era militarmente decisamente inferiore. E quindi Giuda conquista di fatto questi territori, ma non riesce a tenerne il controllo. Il controllo poi comincerà sotto Davide. Gaza ricompare anche nelle vicende di Sansone, quando nel libro dei Giudici,
Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Cercano di catturarlo, ma lui insomma riesce a liberarsi. Poi alla fine, quando non sto a raccontarvi tutta la vicenda di Sansone e Dalila perché la conoscete benissimo, alla fine, quando insomma riescono a tagliargli i capelli, i filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con una doppia catena di bronzo. Egli dovette girare la macina nella prigione e poi sappiamo poi più avanti come la storia è finita. Quindi Gaza è costantemente presente nella storia di Israele. Poi, se leggiamo la storia di Gaza, vediamo che viene conquistata dagli Assiri, ma riesce a liberarsi, viene conquistata da Sargon, ma riesce a liberarsi, viene distrutta e ricostruita continuamente. Al tempo dei Romani, al tempo di Pompeo, viene addirittura nominata, definita città libera, poi viene di nuovo riconquistata e viene di nuovo distrutta. Insomma, Gaza ha vissuto veramente tutta una serie di vicende che nei millenni le hanno apportato sempre comunque distruzione e necessità di ribellione per rimanere libera. Tra l'altro, che fosse uno dei luoghi dove la ribellione, in questo caso dei Filistei, era più viva, era più potente, ce lo ricordano gli stessi profeti. Per esempio, Geremia dice, parola del Signore, capitolo 47. Parola del Signore che fu rivolta al profeta Geremia sui Filistei, prima che il faraone occupasse Gaza. E poi dice, fino a Gaza si sono rasati per lutto. Ascalon è ridotta al silenzio, quindi si parla dell'ennesima opera di conquista. Il profeta Amos, anche qui, ci ricorda l'ira di Yahweh contro Gaza, quando dice, per tre misfatti di Gaza e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna. E poi ancora l'altro profeta che dice: Gaza infatti sarà abbandonata, Ascalon ridotta ad un deserto, Ashdod in pieno giorno sarà deportata. E infine Zaccaria che fa un'osservazione interessante: Gaza sarà in grandi dolori e così pure Ecron, perché svanirà la sua fiducia e scomparirà il re da Gaza, perché a un certo punto Gaza era indipendente insomma, dal punto di vista del governo e aveva anche un re. La domanda che ci facciamo è questa. Noi siamo di fronte a questo libro che ci racconta una storia. Ce la racconta come tutti i libri di storia, lo sappiamo bene. Tutti i libri di storia, compresi quelli a noi contemporanei, contengono delle verità, contengono delle falsità, contengono delle omissioni, contengono delle esagerazioni. Non c'è nessuna differenza. L'unica differenza è che noi adesso abbiamo delle possibilità di controllo in più. Allora era decisamente più difficile controllare ciò che veniva scritto. Però noi di fronte a questo libro abbiamo dei diversi possibili atteggiamenti. Uno è quello della tradizione, che dice questo è un libro che è stato dettato da Dio. C'è addirittura che dice è un libro che non sbaglia perché è stato dettato da Dio. E se noi lo prendiamo così, e quindi gli diamo un valore assoluto, allora dobbiamo accettare come valore assoluto tutto quello che c'è, compreso il discorso della grande Israele, perché lui ha fatto quella promessa. Se noi, per contro, diciamo che questo libro è un insieme di favole, cioè un insieme di racconti inventati da degli autori, beh, siamo totalmente smentiti dalla storia. Vi ho fatto prima alcuni esempi, ma ce ne sarebbero tantissimi. Quindi, mano a mano che vanno avanti le scoperte, aumentano sempre di più le conferme sulla sostanziale storicità del racconto biblico. E quindi, se noi diciamo che questo è semplicemente un insieme di favole, un insieme di fantasie, un insieme di raccontini, secondo me ci condanniamo da soli all'ignoranza. Ignoranza in senso buono, senza, non vuole essere un termine offensivo. Ci condanniamo da soli alla impossibilità di capire. Se invece noi proviamo a fare finta che ciò che c'è scritto qui dentro sia nella sostanza vero, ma vero, perdonatemi il bisticcio di parole, davvero, cioè prendiamo per realtà ciò che c'è scritto, la sostanza, lo ripeto, la sostanza, abbiamo il racconto di un governatore che dava degli ordini e delle indicazioni al suo popolo
allora, e allora tutto diventa comprensibile. Come tutti gli altri governatori, suoi colleghi rivali, anche lui, Yahweh, cercava di conquistarsi un territorio e di avere un popolo da cui farsi seguire. Cercava di ampliare quel territorio e lo facevano tutti, assolutamente tutti. Era la normalità. Quindi la Bibbia non ci racconta fatti straordinari, ci racconta una storia normale. Il problema nasce nel momento in cui quella storia normale o viene negata, e allora, come ho detto prima, non capiamo più nulla, o viene assolutizzata, cioè le viene dato un valore che non ha, viene fatta diventare storia voluta da Dio, ordinata da Dio, prevista da Dio, e quindi una storia alla quale bisogna rassegnarsi perché così deve essere. Ma sulla base di queste interpretazioni, quante centinaia di milioni di morti sono stati fatti in questi millenni? Quante centinaia di milioni di morti sono stati fatti in questi millenni? Se noi invece prendiamo la Bibbia per ciò che è, il ricordo di eventi relativi a quel tempo, tutto diventa normale e smettiamo di ammazzare persone in tutte le direzioni. Smettiamo di ammazzare persone, perché quella era una promessa fatta da un politico allora e come tale va presa. Ora noi siamo di fronte, io ovviamente la mia scelta l'ho già fatta, lo capite bene, siamo di fronte a tre possibilità. La Bibbia è un libro di Dio. La Bibbia è un libro che racconta il nulla. La Bibbia è un libro che ci racconta la sostanza di secoli di storia che vengono anche documentati da testimonianze extrabibliche e che ci aiutano a capire e che però, se ben lette, ci aiuterebbero anche a evitare di fare certe scelte e di arrivare di fronte a certe drammatiche situazioni. Ciao, alla prossima!